dolci parole, buona volontà. Pollyanna che con il suo cuore risveglia il buon umore da serenità. Finalmente arrivata a casa di zia Polly, che non conoscevo e della quale non avevo mai sentito parlare. Il cuore mi batteva forte forte. Sarebbe stata davvero mia quella bella stanza adorna di tendine, tappeti e quadri. Ecco spalancarsi la porta su una minuscola camera dove regnava il più grigio squallore. Nel mio cuore scese un velo di tristezza. C'è una cosa che mi preme dirti e tanto vale che te la dica subito e una volta per tutte. Non voglio assolutamente sentirti parlare di tuo padre, non dovrai farlo mai. Piccina, oh. Me lo sentivo che l'avrei trovata così. Su, cara, non piangere. Mi dispiace, non volevo piangere assolutamente. Ma non posso ancora credere che Dio e gli angeli abbiano bisogno di mio papà e non di me. Dio non doveva portarti via il tuo papà. Non doveva farti una cosa del genere. È stato impietoso. Oh, oh Nancy, no, non dire queste cose. Non sta bene parlare a questo modo. Oh, ecco, io non volevo. Ti chiedo scusa. Sai cosa facciamo? Dammi la chiave e vediamo cosa c'è nel tuo baule. Beh, non ho portato con me molti vestiti. Questo vorrà dire che sistemeremo tutto più in fretta. Già, è vero. Così potrò essere contenta anche di questo. Come? Oh, certo, naturalmente, piccola. E forza, dammi la chiave. Tieni, sì. Essere più allegra, altrimenti quando mi guarderò vedrò un viso brutto. Bene, sono sicura che questa stanza diventerà bellissima. Ah, fuori c'è uno spettacolo meraviglioso.
Sembra una cartolina illustrata. Non servono quadri con un panorama come questo, è davvero fantastico. Ma perché piangi, Nancy? Che cosa ti prende? Questa era forse la tua stanza. Se è così, non è giusto che diventi mia. Pensi che sia la mia camera? Oh, piccola mia, sei davvero un angioletto. Ma questa non è mai stata la mia stanza. E poi farti vivere in questo posto. Tua zia è davvero cattiva. Oh, povera me, il campanello. Devo sbrigarmi, vado. Il vento, che bel fresco! Anche voi state meglio adesso, eh? Facciamo, Pompom! Corriamo tutte e due fino a quel pino! Via! In quel momento mi parve vi fosse un unico posto al mondo dove valesse la pena di stare, in cima a quella roccia e sotto quel grosso profumato pino. Cosa, Pompom? Quando zia Polly mi ha detto di non parlare mai del babbo, mi sono sentita molto triste. Avrei voluto fuggire via, lontano da qui. Ma poi ho riflettuto. Così sarà tutto più facile. Se non parlerò mai di papà, soffrirò meno e mi abituerò a questa casa. Zia Polly l'ha detto certamente per il mio bene. Ne sono più che sicura. Nancy! Nancy! Si può sapere che cosa aspetti? È ora di servire la cena, svelta. Subito, signora. Che cosa sta facendo quella ragazzina? Corro subito a chiamarla. No. Rimani, l'aspetterò qui. Eh? Le ho detto esattamente a che ora si cena in questa casa. Quando scenderà per punizione avrà solamente pane e latte e in cucina. Va bene. Questo le insegnerà ad essere puntuale la prossima volta. Bene, puoi portare in tavola, provvedi. Una lezione ben meritata. Eh.
il latte, questa poi. Quella megera non ha un po' di cuore. La piccina senz'altro ha pianto tanto che si è addormentata. Signorina Pollyanna, è pronta la cena. Pollyanna, stai forse dormendo? Svegliati! Oh, oh, dove sarà? Oh, dove sarà andata? Oh. Oh. Tom! Tom! Che sta succedendo, Nancy? La bambina! Quella cara bambina! Quell'angioletto è sparita! Parlo di Pollyanna, non c'è più! Come? È sparita? Sono certa che è salita in cielo, sicuramente in paradiso. È molto meglio lassù che stare qui a mangiare pane e latte tutta sola, in quella brutta e angusta camera. Povera piccola. Cosa vuol dire che è salita in cielo? Beh, sai che cosa penso? Che la piccola ha fatto del suo meglio per andarci il più vicino possibile. Ehi, Nancy, guarda laggiù. Mi raccomando, Nancy, stai attenta! Non preoccuparti! Sai, amico mio, adesso che sono qui, con questo silenzio, mi sembra di sentire papà battere il triangolo come quando voleva che tornassi di corsa a casa. Se non sapessi che papà è... Pollyanna! Oh? Pollyanna! Nancy, stavi forse cercando me? Aspetta, ti vengo a prendere io. Non muoverti, è pericoloso. Ti ringrazio, ma non è necessario. Oh! Ma che scherzi sono questi? Guai a te se mi fai ancora spaventare così. Ti ho spaventata, Nancy? Naturalmente, birbante. Sei scomparsa improvvisamente e ho preso un tale spavento. Poi fai un salto così pericoloso. Senti il mio cuore come batte forte. Mi dispiace, non lo farò mai più. Bene, andiamo a casa. Va bene. Nancy, mi devi promettere di non spaventarti più per causa mia. Sai, anche il babbo e le dame di beneficenza le prime volte prendevano dei grossi spaventi finché non si sono accorti che me la cavavo sempre da sola. Puoi dire quello che vuoi, ma in casa nessuno sapeva che eri uscita. Anche Tom il giardiniere non ti aveva vista. Io ho persino pensato che fossi volata su in cielo per andare a cercare il tuo papà. Nancy, ti svelerò un segreto. Invece di volare in cielo sono volata giù dalla soffitta. Oh, come sei volata giù? Oh. Vuoi dire che sei saltata dalla finestra? Sono saltata dalla finestra sull'albero e poi ho fatto un bel salto. Oh, oh mio Dio, chissà cosa direbbe Miss Polly se venisse a sapere questa storia. Vuole saperlo? Allora andiamo a raccontarglielo. Per carità, non devi dirlo. Oh? Mi punirebbe, forse. No, cioè... Sì, beh, lasciamo stare, è meglio. Non ci tengo poi tanto a sapere cosa direbbe Miss Polly. Forse però sarà meglio non dire niente alla signora. Vieni, adesso ritorniamo a casa. Adesso che è buio, comincio a sentire freddo, Nancy. Poverina, probabilmente hai anche fame. È da stamattina che non tocchi cibo, però temo che ti dovrai accontentare di pane e latte in cucina con me. Ah, ma è fantastico! Mi piace molto il pane con latte e poi sono contenta di mangiare con te in cucina. Lo sai, Nancy, lo facevo sempre con il mio papà. Sai che mi stupisci? Basta davvero poco a farti felice, vero, piccina? Questo è il mio segreto, non lo dirà nessuno. Il tuo segreto? Certo, è stato papà a insegnarmelo quando ero più piccola e io poco alla volta sono diventata bravissima nel gioco del sapersi accontentare del meglio così. È il mio preferito. Prova a spiegarmelo meglio. Devi sapere che nella Sacra Bibbia è scritto sii lieto e felice almeno 800 volte. Papà mi diceva sempre... Ascolta, Pollyanna, quello che ti dirò ti servirà negli anni futuri. Nella Sacra Bibbia sta scritto che dobbiamo gioire e trarre piacere dalle piccole cose almeno 800 volte. Questo significa che Dio vuole che siamo sempre felici.
D'ora in avanti cerca sempre di trovare il lato positivo delle cose. Tutti i giorni noi due faremo a gara chi troverà più cose che lo renderanno lieto nella vita quotidiana. Va bene? Hai capito, Pollyanna? Ho capito. All'inizio ho avuto bisogno dell'aiuto di papà, ma poi sono diventata molto brava. Ma sarà come dici tu, ma tutto questo a me non sembra poi tanto un gioco. Prova e vedrai. E poi più la situazione è difficile, più il gioco diventa interessante. E quando ci riesci, allora sei veramente felice. Però, a volte è davvero difficile, come quando i papà vengono chiamati da Dio in paradiso e a te non restano altro che le dame di beneficenza che ti vengono a trovare ogni tanto. Già, oppure quando ti trovi in una squallida stanzetta in soffitta, non è vero? Dai, non è poi tanto male. Lo è stata per un attimo, quando sognavo solo di circondarmi di tante cose comode e graziose. Ma quando ho visto quel bellissimo paesaggio dalla finestra, ho trovato qualcosa di cui essere felice. Se vai a caccia di felicità, devi dimenticare tutte le cose spiacevoli. Tu dici che funziona davvero? Certamente, se ti abitui funzionerà sempre. A papà e a me piaceva moltissimo e giocavamo insieme. Ma da quando sono rimasta sola ti confesso che è un po' più difficile. Ma forse zia Polly mi aiuterà, andrò a raccontarlo. Per l'amor del cielo, non pensarlo nemmeno. Pollyanna, forse non sarò molto brava, ma se tu vuoi, io giocherò insieme a te. Stai certa che ce la metterò tutta? Davvero? Certo, giocherò a questo gioco del meglio così, te lo prometto. Wow! È fantastico! Grazie, 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 Nancy! Sarà bellissimo, bellissimo! Ehi, cosa fate ancora qui, voi due? Ah, ecco che ti ho trovato. È riuscito a scappare dal suo cesto e mi sono dannato per trovarlo. Pompon, hai fatto il cattivo. Così non va affatto bene. Non lo fare più. Ascolta, Pollyanna, so che ti dispiacerà, ma dammi retta, è molto meglio che Pompon rimanga a dormire nel capanno di Timothy. Perché? Miss Polly stasera è di cattivo umore perché non ti sei presentata all'ora esatta della cena e se trova Pompon in casa saranno urla e scenate. Va bene, Nancy. Su, vieni, Pompon. Devi restare qui dentro per questa volta. Ah! Vieni qui! Oh, no, scappare! Oh no! Ma non è qui! Dove sarà finito adesso? Eppure è venuto da questa parte, ne sono sicuro. Ma dove si sarà cacciato? Papà, dove sei? Vieni fuori, svelto! Oh, eccolo! Ma guarda dove ti ha ricacciato! Ho capito, Furfante. Devo dire che è un bel rifugio. Ma perché sei vestita in quel modo? Beh, ecco, io non volevo sporcare il mio vestitino rosso a cui tengo molto. Un membro della famiglia Harrington veste sempre in modo che si possa distinguere, sia che sia maschio o sia che sia femmina. Dimmi, Pollyanna, hai già cenato? Certo, grazie, zia Polly. Mi dispiace, ma sono stata costretta a farti mangiare pane e latte in cucina. Oh, zia Polly, non devi preoccuparti per me, ne sono stata felice, davvero. A me piace molto il pane con il latte e poi c'era Nancy con me. E il pane era molto più buono di quello... cioè, di quello della chiesa, perciò sono contenta del trattamento che ho avuto. Bene, adesso vai a letto. È stata una giornata faticosa per te. Nancy ti darà una candela per salire le scale. Fai molta attenzione nel reggerla. Sì, certamente, zia Polly. La prima colazione è fissata alle 7:30 domattina e mi raccomando quindi la massima puntualità. Vedremo poi di dare un'occhiata ai tuoi vestiti e di organizzare al meglio le tue giornate. Uah, che bello! Grazie, zia Polly! Sei un vero angelo! Lo sapevo che mi sarebbe piaciuto vivere con te ancora prima di conoscerti! È tutto come mi aspettavo! Buonanotte, zietta! Ah, è una cosa da non credere. Quella bambina è felice per essere stata punita e dice che non devo preoccuparmi e che le piacerà vivere con me. È una bambina strana.
Vorrei tanto restare con te, ma ho del lavoro da finire e poi se mi scoprono sono guai. Non importa, Nancy, e poi io non ho paura. Beh, allora, buonanotte. Oh, che donna cattiva! Lasciare quella povera piccola tutta sola in quella buia e umida soffitta farebbe paura anche a me stare lassù. Hai ragione. Hai proprio ragione di voler lasciare questo lavoro. Cosa ti viene in mente? Non andrò mai via di qui, neanche con la forza. Cosa? Vedi, Pollyanna è una bambina buona e dolce, ma non è abbastanza furba. Non riuscirebbe a spuntarla con quella donna terribile e avrà bisogno di due braccia salde dove correre a rifugiarsi. Scusami se non sono forte.